L'anno scorso abbiamo avuto 120.000 persone, l'obiettivo di quest'anno è avere almeno 200.000 persone, farla diventare la manifestazione per eccellenza del carciofo, che si lega comunque a quello che sarà il preludio del 2025, dove la regione Sicilia è regione gastronomica, quindi abbiamo vino, olio, ma abbiamo le culture dell'ortaggio, dell'ortofrutta siciliana, e il carciofo sarà, diciamo, un protagonista assoluto, il carciofo di Cerda, il territorio di tutta quella zona che è la Valle del Torto e la Valle di Mera, quindi stiamo parlando di eccellenza, stiamo parlando di identità, stiamo parlando di tradizione, dove Cerda avrà un ruolo importantissimo. È un importante valore aggiunto dal punto di vista turistico, dal punto di vista della recezione, e quindi noi ci vogliamo mettere in quella fascia del cibo, del turismo, della sostenibilità, con prodotti veramente genuini che fanno di Cerda la capitale mondiale del carciofo. Sono il presidente del consorzio dei vini DOC Monreale e abbiamo avviato questa collaborazione. Sicuramente oggi l'abbinamento cibo-vino è fondamentale, e noi con i nostri vini DOC Monreale, vini rossi a base di Perricone ma anche di Syrah, sono sicuramente un ottimo abbinamento che si sposa bene col carciofo. È un evento che ormai viene fatto da diversi anni, attira sempre più persone, quindi è una spinta anche per i vini del territorio del palermitano. Noi come DOC del territorio palermitano siamo assolutamente presenti. Vinitaly è, diciamo, la fiera del vino italiano per eccellenza. Qui ci sono tutti gli importatori, gli agenti, i wine lover che vengono, quindi, diciamo, è fondamentale per mantenere accesa la luce sul vino italiano e ovviamente anche su quello siciliano. In percentuale io credo che noi abbiamo un buon 40% che viene esportato all'estero. Poi è chiaro che varia da azienda ad azienda, perché ci sono aziende che sono più propense all'estero, altre più locali, però il trend di esportazione all'estero è in crescita e devo dire è fondamentale per sostenere anche le nostre aziende.